Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Oggi su Palworld andiamo a vedere un nuovo bel video che riguarda le abilità passive. Vedremo in particolare quelle che dovremo utilizzare sui pal che lavorano all'interno della base, quindi non quelle che riguardano il combattimento, ma vedremo soprattutto il metodo con cui accoppiare i pal all'interno del range per fargli guadagnare le abilità corrette. Quindi fino ad ora abbiamo visto tanti video che riguardavano un metodo fondamentalmente sbagliato per accoppiare i pal all'interno del range. Infatti, come è stato confermato anche da diversi youtuber qualche giorno fa, ciò che si faceva prima all'interno del range per accoppiare i pal era sbagliato. Non a caso, qualche giorno fa su TikTok ho messo un video che spiegava proprio questo fatto, ovvero che il metodo migliore per andare ad accoppiare i pal e fargli guadagnare le abilità passive corrette era un altro, cosa, come vi ho detto, per l'appunto confermata anche da diversi youtuber piuttosto importanti qualche giorno fa. Prima di andare a vedere qual è il metodo corretto per accoppiare i pal dentro il range, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel pollicione se il video vi gusta e naturalmente di seguirmi su TikTok e su Twitch, ma anche di entrare nel server Discord per avere tutte le novità, le informazioni e le notizie che riguardano i giochi che porto sul canale. Ma ora passiamo a vedere qual è il metodo corretto per accoppiare i pal ed avere le passive migliori. Partiamo proprio dalle basi per far vedere a chi magari ancora non è arrivato al livello adeguato come sbloccare il range. Il range lo potremo sbloccare sulla scheda tecnologia a livello 19. Basterà solo questo per poterlo costruire. Al suo interno dovremo inserire due pal, uno maschio e uno femmina, per poter accedere all'accoppiamento e naturalmente andare ad inserire in questo scatolone le torte, che verranno conservate in modo perfetto, ovvero il timer che avranno non scenderà mai, quindi nessuna di esse scomparirà, nessuna di esse verrà consumata se non quando i pal al suo interno avranno completato il cerchiolino che state vedendo in questo momento qui davanti, ovvero quello dell'accoppiamento. La scritta in verde sarà quella che ci dice che l'accoppiamento sta funzionando, mentre quella in rosso in basso è semplicemente perché all'interno di questo range non ho la torta, perché diciamo che ho già fatto qualche uovo e voglio vedere i risultati, quindi mi sono fermato con l'accoppiamento di questi due pal in particolare. Le statistiche migliori che possiamo avere per i pal della base sono quelle che sono riuscito ad inserire su questo Ragnarok. Infatti, come vedete, abbiamo una velocità delle attività di 150, che è data da queste quattro abilità passive che sono Fortunato, Diligenza, Spirito Artigiano e Crumiro. Queste saranno tutte delle abilità passive che aumenteranno la velocità delle attività. Ma la cosa importante è come fare ad avere un pal che ha queste abilità passive. Fino ad ora noi avevamo tentato di accoppiare i pal che ad esempio avevano come abilità passive tre delle quattro che ci interessano. Questo Ragnarok a livello 10 ad esempio ha Crumiro, Fortunato e Diligenza, quindi ne ha 3 su 4, mancherebbe Spirito Artigiano. Fino ad ora noi lo avremmo accoppiato con un pal della stessa specie, tipo quest'altro Ragnarok, che ha Fortunato e Spirito Artigiano, che sono due abilità che interessano a noi. Una delle due, Spirito Artigiano, non l'abbiamo sull'altro pal, quindi li accoppiamo pensando che, avendo già Fortunato e sull'altro pal avendo sia Diligenza che Crumiro, acquisire Spirito Artigiano sarebbe una passeggiata, sarebbe piuttosto semplice. Magari non proprio così una passeggiata, perché comunque bisogna fare torte, bisogna fare uova e sperare che il Ragnarok giusto esca da quel maledettissimo uovo. Però questo è sbagliato, perché noi stiamo andando a dare al gioco molte più possibilità di rimescolare le carte, visto che su questi due pali in particolare abbiamo ben 7 abilità passive che devono tramutarsi in 4. Quindi il gioco tende a rimescolare tutto quanto e il risultato sarà un po' più incerto, ovvero non sarà garantito che mantenga le stesse abilità passive che già abbiamo, nonostante siano magari come Fortunato sia su un pal che sull'altro. Quindi la cosa sbagliata è quella di andare ad accoppiare i pal che hanno già delle abilità passive uguali, ma soprattutto i pal che stiamo accoppiando non devono avere già magari 3 abilità passive l'uno e 3 abilità passive l'altro,
ma è molto meglio muoversi in diversa maniera, che ora andiamo a vedere. Come vi ho detto, il Ragnarok che ho ottenuto con Fortunato, Diligenza, Spirito Artigiano e Crumiro, l'ho ottenuto accoppiando i PAL in modo diverso, ovvero con due genitori che avevano un totale di 4 abilità passive. Il genitore maschio ne aveva 3 e il genitore femmina ne aveva solo una. Quindi ho dato al gioco la possibilità di fare l'accoppiamento tra questi due PAL con solo 4 abilità a disposizione. Logicamente non uscirà il PAL che vi aspettate al primo colpo, perché comunque tende anche qui a rimescolare un pochetto, ma ciò che vi voglio dire è che dovete andare ad accoppiare i genitori in questo modo, avendo le abilità passive sì che vi interessano, ma non in gran numero. La cosa migliore da fare sarebbe avere 2 abilità passive su un genitore e le altre 2 sull'altro genitore. In questo modo, quando vi nasce l'uovo, sarà molto più probabile che il PAL che nascerà abbia tutte e 4 le abilità passive che vengono passate dai genitori, 2 da uno e 2 dall'altro, senza andare a rimescolare tutto quanto e dando al gioco un numero più elevato di abilità passive come facevamo prima. Quindi cercate sempre di mantenere 2 abilità passive su un genitore e 2 abilità passive sull'altro. In questo modo sarà molto più semplice, e non ve lo sto dicendo io, ma sono dati e numeri che hanno calcolato i grandi youtuber che hanno la possibilità di farmare ore e ore, che il vostro PAL che esca dall'uovo sia quello giusto, quello che volete, come quello che ho trovato io in questo momento, anche perché farà veramente tutta la differenza del mondo avere un PAL di questo genere che lavora nella vostra base rispetto ad un PAL che avrà magari solo 2 abilità passive piuttosto che magari anche solo 3. Questo tipo di metodo di accoppiamento funziona naturalmente anche con le abilità che riguardano il combattimento, però io ora vi sto facendo vedere questo che riguarda la base, ma questo metodo è applicabile anche e naturalmente alle abilità passive che riguardano il combattimento. Non ve le faccio vedere per il semplice fatto che ancora non ho sconfitto tutti i boss, quindi non ho a disposizione tutte le abilità passive per mostrarvi qualche PAL con delle statistiche davvero interessanti, ma d'altro canto, se volete ottimizzare il lavoro all'interno della vostra base, queste sono le abilità che vanno messe sui PAL che ci lavorano all'interno. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che volevo dirvi per quanto riguarda l'accoppiamento. Spero che vi sia utile per riuscire a far uscire dalle uova i PAL nel modo giusto. Se il video vi è stato utile, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel pollicione e di controllare in descrizione dove troverete i link di Twitch e di TikTok, dove seguirmi anche lì, e anche il link per il server Discord dove unirvi a tutta la family per avere notizie, novità e tutte le guide dei giochi che porto sul canale. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!